puntate precedenti. Nonna Gesuina e il sindaco a Guthrie Beach sono preoccupati per diversi motivi. Gesuina ha appena saputo che nonna Mirella quest'estate probabilmente non potrà raggiungerli lì al mare, ma dovrà restare a Genova per motivi di salute insieme a Mariana. Il sindaco invece è alle prese con il nuovo parroco, padre Rogelio Michel Felipe Andreito, che viene da Caracas ed è un tipo un po' particolare, un prete decisamente hippie. Ma quella che desta più preoccupazioni per nonna Gesuina è la nipote Irina, che arrivata dalla Romania ormai si è stabilita con lei a Guthrie Beach. La ragazza non sembra avere buone intenzioni. Vuole vendicarsi di tutta la solitudine a cui è stata costretta durante la sua infanzia e intende farla pagare alle sue sorelle Lucia e Mariana. Ma nonna Gesuina di questo non sa ancora niente. Oh, ma che stress questa fogna! Meno male che c'era lei, signor sindaco. Ma che fogna la fogna? Mi è esplosa la fogna, un bravo budescio allucinante c'era in casa! Ma non è che sono... Merda, escrementi dappertutto c'erano, non è una cosa possibile, eh! Meno male che ha chiamato lei l'autospurgo, sono venuti gli idraulici, hanno sistemato tutto, anzi stanno ancora sistemando. Cosa facciamo? Giochiamo a carte o guardiamo un po' di televisione? Guardiamo il gazzettino. Guardiamo il gazzettino di Guthrie Beach. Vediamo se c'è qualcosa. La, sta iniziando adesso. Ecco. Ta 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 ta. Buonasera cari telespettatori e care telespettatrici. Benvenuti alla edizione serale del gazzettino di Guthrie Beach. Ecco noi, con grande nostro tripudio e gaudio, padre Rogelio Miguel Felipe Alejandro Andreito, che arriva direttamente da Caracas, il nuovo parroco di Guthrie Beach. Hola, basta con questo hola, sì, è un tipo che saluta con grande felicità. Ma lei parla bene italiano o parla solo spagnolo? No, parlo italiano, hablo italiano. Ah, habla italiano. Un pochino così costruito. No? Ah, bene, ma ci parli di questi suoi metodi alternativi? I nostri telespettatori ci hanno mandato un video di padre Rogelio in spiaggia. Guardate con noi il secondo. Le persone in spiaggia! Ah, prima abbiamo letto l'acqua di Guthrie Beach, quindi. Certo, non è letta, così poi andava a bere tutti. Oh, ma che cosa meravigliosa! Sono metodi veramente strani, noi non li conoscevamo, non fanno parte tanti della metodi, vita. Tanti metodi. Oh, che bello sono i suoi movimenti. A me piace andare in chiesa. Meno male. E después della messa. Io canto. Canto. Andare in chiesa d'ora in poi per incontrarla, certo, specialmente le telespettatrici. Aspetto tutti i giorni in chiesa. Perfetto. A che ora fa la messa? 10 alle 10. Alle 10 siamo in spiaggia. Cosa alle 10? Allora, cambio orario. Alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino va bene. Quindi tutti alle 5 del mattino in chiesa per la messa tutti i giorni, mi raccomando. Salutiamo i nostri telespettatori. Adios. 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 Ci vediamo alla prossima edizione del gazzettino di Guthrie Beach. Arrivederci. Ta 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 ta. No. Ma quello era
il padre Rogelio e Rodolfo Valentino e quant'altro? Sì, era lui. Padre Ralph. Oddio, padre Ralph, sembrava Don Matteo. Ma di Don Matteo non sembrava per niente Don Matteo. Era un misto tra Don Camillo e... strano forte questo qua, è pronto. Devo dire Lucia. Una risorsa per il villaggio. Beh, però attirerà la gente in chiesa. Anche se io al posto suo, perché ha cantato "Tu sei la mia vita", altro io no. Io avrei cantato quella. Cosa? Quella che ha cantato lui, non la mica la conosco. Tutte le domingo in chiesa. Però mi alle 5 del mattino mi devo alzare per andare in chiesa. Che bello, ma sarà come Don Matteo, come Don Camillo, come padre Bram, come sarà? Lo so, come si comporterà? Staremo a vedere. Poi mi sembra che sia che venga dal Venezuela. Eh sì, è una Spagna, proprio da quel paese, quindi è molto scatenato. Sì. Storia su Instagram, vedere picchiare il sole, no, dove c'è il cellulare mio? Ciao Lucia, sei sposa? Oh, già via sta cosa, ti va, intendi? Beh, oh, ma sai quante cose ti devo raccontare? Non hai idea di quello che ti devo raccontare, fammi sì. Quando è che viene con tutti? Presto, nonna, presto. La settimana prossima mi daranno le ferie e arriverò subito a Gutrubici, non vedo l'ora di arrivare. Sì, anch'io non vedo l'ora che arrivi. Già sono poche le cose che ti devo raccontare. Oh, Lucia, oh, ma lo sai che è arrivato il nuovo parroco? Il nuovo parroco? Davvero? Non vedo l'ora di conoscerlo. Ma tu l'hai conosciuto, nonna? Sì, è arrivato. Però io non l'ho ancora conosciuto. No, non l'ho ancora conosciuto. Solo che l'ho visto. L'ho visto in televisione. In televisione? Ehi, là, in televisione. È apparso come ospite al Gazzettino di Gutrubici. Geppa, Gubbono, Lucia. Sembra padre Rai. Quello di Uccelli di Rovo? Lo devi conoscere. Allora è troppo interessante, lo devo conoscere assolutamente. Cavoli, devi arrivare subito così lo vedi, ok? Decidi però arrivare, perché io non ne posso più. Dopo gesti mirina da sola, secondo te. Mobili, dai, ci sentiamo presto. Ciao. Che ho una nipotina in più adesso, una nipotina che viene dalla Romania. Mi piace questo accento che hai. Prova a dire nonna gesuina in rumeno. Nonna gesuina. Oh, ma che dolcezza questa bimba. Ma noi diventeremo nipotina e nonna preferite, oltre ad avere le altre due preferite avrò anche te. Oh, ma poi lo sai che fra qualche giorno arriva anche Lucia. Arriva Lucia direttamente da Roma, sta arrivando, mi ha telefonato, mi ha detto che deve arrivare. Vedrai che quando arrivo diventerete sorelle per la pelle, come è successo per Mariana. Sono incontrate, certo, sono diventate certo. Subito amiche per la pelle. Cavoli, ma hai visto la faccia che fa Tirina?
No, a me questa qui non sembra per niente sincera. No, secondo me sta tramando qualcosa. Sì, secondo me sta tramando qualcosa e non la Gismina. Perché non ha fatto pure capito. Questo gesto. Sì. Questo gesto si fa quando c'è voglia di vedere. Sì, è un classico. Secondo me Irina è la cattiva della situazione. Vedrai. Un antagonista. Se accettano scommesse. Apriamo il banchetto delle scommesse? Sì, ok. Okay. 10 euro. 10 euro. Vai. A fare. Vedremo. Sto proprio aspettando con gioia l'arrivo di Lucia.